Un punto importantissimo. Sì, sì, è un punto importante perché primo tempo 1-0 a Cesena, partita difficile, giocare al campo Sant'Eutico difficile per Elas. Un punto fuori casa, all'esterno. Gioca Elas Verona nel secondo tempo le 20 dernière minute a 10 e fate gol bene, un punto bene e domenica ancora partita difficile all'Inter e bene, oggi Elas Verona 3 punti e bene. Come ti sei trovato? Come ti sei trovato tu fisicamente, come stavi? Sì, piano piano, perché c'è anche domani non no gioca, problemi muscolari, ischio. Oggi sentite meglio, sentito bene. Piano piano, fisicamente. Stai migliorando? Sì, grazie. Sì, a migliorare. Siamo andati meglio in 10 quando siamo rimasti in 10 piuttosto che quando abbiamo giocato in 11. Sì, perché gioca 10 e motivazione ancora più forte, ma il più importante per Elas oggi è non perdere, come dice l'Italia, non perdere 1-1, buoni risultati perché gioca 10 è un punto importante. Senti, le difficoltà invece di quel primo tempo in cui veramente non riuscivamo né ad attaccare e facevamo fatica anche a difendere? No, il campo Sant'Eutico è difficile perché non abituati, è difficile, ma un punto bene per Elas, ma come dice 3-4 partite avanti difficile per Elas, ma ancora una partita contro l'Inter è difficile ancora. Cos'è successo in area di rigore? A un certo punto sembrava ci fosse un rigore per il Verona, poi c'è stata una munizione. Il rigore? No, non so, perché no. Non hai visto? No, non ho visto, non so. È stata una gara dura, molto dura la gara. Sì, perché sì, perché Cesena sì, buona squadra, alla casa difficile, Sant'Eutico, ma bene, un punto per Elas bene, perché gioca 10-20 dernière minute, è difficile, tutte partite difficili, Cesena o la Juve è difficile. Un'ultima cosa, ti trovi meglio davanti alla difesa oppure quando fai l'interno di centrocampo? No problema, gioca davanti alla difesa o destra o sinistra, no problema, alla disposizione di mister. Alternanza con Taxidis, no problema. Cambia il modo di giocare? È diverso il modo di giocare? Se di fronte le modi di giocare. Avec Taxidis o tu devant la défense? Non, mais comme dit, nos problèmes devant la défense, parce qu'à Monaco, joga à due avec Toulalan, ou 4-3-3 comme à Verona, nos problèmes. Mister décide, mister. Grazie. Grazie.